Diana Bertuola e Paolo Fantin del ristorante Villa Castagna. Benvenuti. Viva, viva, benvenuti. Fantini. Ciao Diana. Ciao, come stai? Bene, bene. Fa piacere. Buongiorno. Ciao. Allora, ben arrivati. Raccontateci un po' qualcosa di voi. Innanzitutto, com'è nato questo connubio con il nostro Michele? Beh, abbiamo partecipato in diversi girogustando e ci è un po' piaciuta l'idea, anche proprio perché è una bella manifestazione, e così questa volta ci troviamo a Siena per questa occasione, insomma. Insomma, il prosecco della Val d'Obbiadene con il Chianti, mi sembra, oppure, che ne so io, visto che siamo a Siena, con Brunello di Montalcino. Va bene, abbiamo fatto così una specie di... Sono due cose molto diverse, tutte e due assolutamente eccellenti. Però stiamo parlando di un matrimonio di altissimo livello. Eccellente. Ma io vedo... Una delle eccellenze d'Italia. Vedo il radicchio lì, che veramente Treviso vuol dire radicchio. Ma no? Se posso, non solo, perché il nostro prodotto più famoso nel mondo è il radicchio, però abbiamo gli asparagi. Nel caso di Cima Dolmo, bianchi, quelli meravigliosi, sono straordinari, con delle proprietà organolettiche incredibili. Riusciamo a venderli addirittura, non so, quest'anno con quello che è successo in Giappone, a Tokyo, ma arrivano perfino lì. E poi abbiamo proprio nella nostra zona del Montello, abbiamo i funghi. Bene. Mamma mia, i funghi chiodini e i porcini in particolare. Bene. E le mele anche, le mele sono tante, sono così più un po' più lontane, perché mi piacciono, va. Sì, no, allora, che cosa ci proponete? Sì, sentiamo. Allora, noi oggi proponiamo proprio una dolcetta semplice, facile, ma di grande prestigio, proprio perché useremo questo fiore d'inverno, che è il nostro radicchio di Treviso. Ecco, titolo del piatto? Il titolo del piatto sono i tagliolini con radicchio di Treviso, pancetta sfumata, profumata con il rosmarino, e poi con i pinoli tostati, che quindi gli darà un po' di croccantezza. Verona cosa le ricorda? Verona mi ricorda il bollito con la pera, non so se lo dico bene. Col pera. Vedi, bravo, grazie. Meno male che cos'è bene. Il pera? Ecco, facciamolo dire dallo chef. È proprio una salsa. Che loro usano, proprio tipica proprio del veronese, fatta con il midollo del bue. Per loro proprio una cosa, mangiare il bollito senza il peara. Addirittura il peara è più che veronese, mi risulta sia veneziano. Però su questo magari ci può essere. Ma se lei va a mangiare il bollito a Venezia, non glielo servono con il peara. A Verona sì. Beh, con cosa partiamo? Allora partiamo innanzitutto con la cipolla. Cipolla. Un po' di olio. Facciamo sempre il cambio, se mi fate la cortesia. Il cambio. Sì. Benissimo. Sì. Allora, ecco qua. Allora, ci vuole sempre il famoso torchon, le presine, vediamo un po'. Ecco. E ce la facciamo. E partiamo con un trito di... Allora, partiamo, innanzitutto con un po' di olio che chiederò in prestito così a Michele. Eccolo qua, olio extravergine d'oliva. Olio extravergine. Ecco, assolutamente, terre di Siena. Esatto. Poi, dopodiché... Dopodiché mettiamo, un po' di cipolla al soffriggere. Cipolla bianca. Cipolla bianca. Dopo? Intanto che si soffrigge, ecco, prendiamo un po' di pancetta, lo tagliamo così a dadini. Quindi, la mitica pancetta, facciamo un esempio, è la pancetta mitica della Matriciana, tanto per intenderci. Questa è più quella stufata. Quella stufata, va bene. Ecco, che quindi ha un sapore un attimo più leggero. Perché di solito magari quella per la Matriciana è un attimo magari affumicata. Benissimo. Quindi facciamo, un bel dadolata di pancetta. E la inseriamo? E la inseriamo nella cipolla. Bene, facciamola vedere. Okay, in questo modo. Ok, quindi olio, cipolla e pancetta. E la pancetta. Anticipiamo un attimino cosa succederà dopo. Dopodiché mettiamo appunto le nostre, rametti qua di rosmarino fresco. L'importante è che sia fresco. Lo facciamo come insaporire e dare un po' questo profumo a fuoco lento la pancetta e la cipolla. Facciamolo vedere, guardate dall'alto, benissimo, perché devo dire che questa è una delle inquadrature più interessanti della nostra trasmissione, perché questi sono effettivamente i nostri protagonisti assoluti. Noi siamo rimasti all'olio extravergine d'oliva. Esatto, all'olio extravergine di oliva con la cipolla e la pancetta, che quindi adesso si è ben profumata, con il fuoco dolce. Adesso mettiamo il nostro bel radicchio rosso. Ecco. Quindi proprio è un radicchio tardivo, questo qui. Radicchio rosso, cosa vuol dire? Ci sono due specie, il precoce e il tardivo. Si distinguono dalla larghezza della foglia. Benissimo. Allora, il precoce è sempre fatto così, lungo. Lo bagniamo con un po' di vino. Però la foglia larga, e invece il tardivo è questo che ha la foglia stretta. Quello fatto a palla? Ecco, brava. Quello di prima? No.
c'è anche un radicchio, sì, può essere veronese o il chioggiotto. Il chioggio, ecco, quindi il trevigiano, il trevigiano è così. Invece si spaccia, diciamo, nel gergo comune di noi toscani, si ecco, spaccia. Guardate, hanno mandato dalla regia un'immagine, ecco qua. Benissimo. Ecco, e questo invece di dov'è? Attenzione, vediamo un po' di. Questo è Castelfranco. Castelfranco. Questa è la rosa di Castelfranco. Che cos'è in due parole? È sempre un radicchio, sempre un prodotto protetto che viene è prodotto in un determinato territorio, deve avere delle determinate caratteristiche e proprio si chiama così, la rosa di Castelfranco. Bene. Vedete, è molto diverso. Bravissimo. La ricetta, per esempio, più particolare, più adatta per noi questo qui. Noi facciamo con il radicchio, con gli asparagi, facciamo di tutto, veramente dal pesce agli antipasti, ai dolci, non saprei neanche cosa dire. Ma facciamo il radicchio è assoluto protagonista, sì. Facciamo stufare. Sì, quindi abbiamo fatto stufare così anche con il radicchio di Treviso. Bene. Intanto abbiamo fatto cuocere la pasta, i nostri tagliolini, un po' di sale e pepe, un pizzico proprio di pomodoro che gli dà proprio un po' di acidità, leggermente un po' di acidità. Bene. E dopodiché, insomma, la nostra salsa è pronta. Abbiamo messo a bollire che cosa? I tagliolini. I tagliolini. E poi li salteremo. Adesso, guarda, li saltiamo. Quali sono i vostri piatti forti? Fatemi qualche nome, dai, qualche titolo di piatto. Guarda, sicuramente tutti i piatti con radicchio, ma comunque abbiamo il baccalà alla vicentina, che si fa in tutto, diciamo, la provincia anche di Treviso, la guancia al radicchio. Anche questa pasta è proprio una pasta con il radicchio, diciamo, è un must per noi, esatto, di Treviso. Che adesso fanno un apporto fondamentale. Esatto, l'apporto mettiamo fondamentale che cosa? Sono i pinoli tostati. Ecco, allora, mettiamo un po' di pinoli tostati, mi raccomando che siano sempre tostati perché acquista anche aroma e sapore. Assolutamente. E saltiamo, quindi gli diamo un po' di croccantezza al piatto con questi pinoli tostati. Nella masticazione danno il meglio. Esatto, danno il meglio. Bene, allora. E così molto semplicemente impiattiamo. Ecco qua. Quindi è una ricetta molto facile. Possiamo mettere la pentola, ecco qua, in posizione, così sopra collochiamo questo bellissimo piatto che hanno realizzato i nostri amici. Diciamo qual è il vino di abbinamento. Un rosso direi non molto carico, tipo può essere un Cabernet, un Piave Doc come zona, che allora non è molto impegnativo. Beh, e usiamo un vino del vostro territorio. Ingredienti, titolo del piatto prima di tutto. Beh, esatto, qua abbiamo tagliolini al radicchio profumati con pancetta e rosmarino con pinoli tostati. Ingredienti? Quindi, ingredienti molto facili, del radicchio di Treviso, poi abbiamo la cipolla, un po' di olio extravergine, dei rametti di rosmarino freschi. Sì, appunto, quindi radicchio di Treviso, pinoli tostati e un goccio proprio di pomodoro che gli dà il gusto. Grazie. 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 Grazie.